qui al banchetto di pesaggio le nostre nuove artiste, Vera, Maria e Rossana. Voi vi definite diverse già nell'arte, però in realtà la vostra arte è piena regole. In fondo, che cosa che fa la differenza tra artigiano e artista, secondo te, Venere? No, si fondono insieme sicuramente, però l'artista è un po' più estroverso, più meno lineare, non ricerca comunque di inserire tante cose nuove, tante idee, tante pure metodologie per più diverse. Che cosa state preparando stasera? Allora, stasera velocemente, perché poi da 12 anni l'hanno fatti un tempo molto lungo, però poi quello che ci raffigura, insomma, il sole e la luna del nostro paese, il pesce che, insomma, che è bravo. E poi Rossana ci presenta questa tecnica che abbiamo un attimo rivalutato, perché poi pensavamo di averla creata, poi invece l'abbiamo riscoperta. Quindi non dobbiamo fare grandi capimentoni. È sempre nuovo. Allora, diciamo che è una tecnica che noi pensavamo, ecco, con Venere di averla, diciamo, un po' inventata. Invece poi in alcuni palazzi storici di Meta, in particolare dove io abito, ci sono delle maioliche antichissime del 600-700 che riproducono proprio questi tratti, diciamo, molto arabescanti, ecco così, molto con tanti rigori e anche tanti colori, comunque ripresi sempre dai toni del mare, l'azzurro, il verde, eccetera, eccetera, che sono fatti proprio sulla mattonella a crudo. Quindi in effetti questa mattonella viene prima dipinta e poi dopo viene smaltata nelle parti dove si devono colorare e poi vengono colorate. E infine va nel forno. È una tecnica molto particolare, certo ci vuole una infinita pazienza perché riprendere poi tutti gli smalti all'interno di questi piccoli graffiti che poi alla fine fa, insomma, non è facile. Però siamo contenti di aver ripreso, diciamo, questi motivi che vanno sull'antico, anche perché noi come storia sorrentina della penisola abbiamo tante di queste cose, anzi sarebbe opportuno, anzi dico Carlo, magari sarebbe una bella cosa fare una mostra magari itinerante su tutti questi palazzi storici che hanno queste maioliche che sono uno spettacolo. Anzi, io proprio colgo l'occasione, se sia un fatto pubblico, almeno dire a chi le possiede di tenerle con cura e soprattutto di non, diciamo, utilizzarle in modo proprio sprecarle, ecco, questa è la verità. Va bene, grazie. Volevo chiedere voi siete delle donne di famiglia, come combinate la passione per l'arte, che dire, poi tanto tempo e tanto impegno, con i vostri impegni non da poco di donne di casa? Ci vuole tanto impegno, però diciamo che io personalmente l'esercito da tantissimi anni, quindi ho trovato il mio equilibrio. Loro sono più novelle, con i figli più grandi, quindi ci siamo un po' delle migliaia meglio. Come è cominciato? Come ti ricordi la prima cosa che hai fatto? Sì, ero lì in un laboratorio della Penisola Sorrentina dopo aver fatto un corso di ceramista a Napoli, dopo di Roma. E avevo questo maestro, un uomo di 2 metri quasi, che mi ricordo sempre con tanto affetto, e mi disse: fammi vedere che stai fatto. Ecco. E io ero molto, molto, molto intimidita da questa cosa. Invece è uscito un bel lavoro che conservo con affetto proprio. Non mi me lo regalò, insomma, sarebbe stato del laboratorio. E poi mi ha fatto tante cose. Bene. A chi consiglieresti di intraprendere il percorso di ceramica? No, cioè il percorso di ceramica è proprio per tutti, veramente. Io metto stare con i bambini, che sono i più grandi insegnanti per me, anche con i bambini che hanno difficoltà, sono loro che mi danno poi lo sprint per vedere che lavoro bene. Sono più vicini, mi danno la carica. E poi vedo, ho incontrato loro, sono donne, insomma, affermate, che invece hanno preso questa passione come me, hanno subito imparato, cioè lavorano con me adesso. Quindi a tutti. Sì.
Senti, era passato, questa non è finita. No, no, volevo dire una cosa importante a proposito di questa cosa. Io ho iniziato da pochissimo, ho sempre amato il disegno, ma per una cosa mia personale, però devo dire e consiglio a tutti quelli che oggi purtroppo nella vita ci presenta dei fardelli pesanti e forse il modo per evadere in un certo modo è proprio quello di, non lo so, pensare a qualcos'altro e soprattutto di pensare a cose belle. E queste cose belle uno attraverso l'arte poi alla fine le esprime e forse più ci abbiamo dentro di noi cose negative, più poi fuori escono le cose belle. Queste. Brava! Esatto, grazie per questo messaggio.